10 agenti feriti, un'auto della questura incendiata, decine e decine di attività commerciali devastate ad opera di soggetti, di criminali che non possono essere inquadrati assolutamente come tifosi tedeschi, e che nonostante il divieto degli scorsi giorni anche della vendita di biglietti, quindi di poter accedere allo stadio, si sono comunque recati nella nostra città. Semplicemente per organizzare, diciamo, quello che avete visto ieri in tutte le TV nazionali e locali, una devastazione più totale che ha danneggiato e colpito specie i tanti commercianti del centro storico, bar e ristoranti che hanno subito ingenti danni. Questi soggetti devono essere daspati a vita dai campi da gioco, dagli stadi. Perché lo sport è ben altro, lo sport è diciamo piacere, lo sport è divertimento anche per tante famiglie che seguono il calcio come tante altre competizioni sportive. Non si può assolutamente trasformare una serata bella, quella che doveva essere ieri per la partita del Napoli, in un campo di combattimento dove soggetti diciamo possano venire nelle strade della nostra città e fare diciamo tutto quello che avete visto. Atti vandalici, hanno distrutto qualunque cosa hanno trovato davanti alla loro strada e al loro percorso. Per questa ragione noi in Parlamento abbiamo chiesto stesso ieri sera un'informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi. Se non ha funzionato qualcosa, è giusto che il ministro venga a riferire. Se ci sono delle responsabilità gestionali, ci deve dire quali sono state e chi ha sbagliato cosa. Sicuramente questa a cui abbiamo assistito ieri è una situazione prevedibile perché era già considerata, diciamo, la presenza dei tifosi. Del Francoforte era già considerata altamente a rischio a Napoli, quindi era un allarme già che era già stato lanciato negli scorsi giorni, ma nonostante ciò sono venuti in centinaia. Le forze dell'ordine ne hanno identificato 470 e quindi insomma anche un numero grosso. Quindi noi ci auguriamo che a stretto giro ci sia un chiarimento per evitare anche che questi episodi possano riverificarsi in futuro. In occasione di, ripeto, momenti che dovrebbero essere di gioia, di aggregazione e di entusiasmo anche sportivo. Il tifo è ben altro. Noi però ci teniamo tantissimo al fatto che ora le attività commerciali che hanno subito questi danni siano ristorate per i danni subiti. Quindi chiederemo al sindaco di Napoli e al governatore De Luca unitamente di intercedere per tutti i livelli istituzionali per chiedere subito un risarcimento danni. Sono stati danneggiati anche 5 autobus del comune di Napoli, quindi i danni sono ingenti. Ci auguriamo a stretto giro, nelle prossime ore, insomma, di avere anche delle risposte.